Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi vi voglio recensire tre prodotti che ho comprato ultimamente su Amazon e li voglio recensire perché sono tre prodotti con cui mi sono trovato veramente bene. Allora, partiamo innanzitutto dalle proteine vegane. Allora, proteine vegane, queste sono dell'Alpha Foods. Come vedete, hanno questa confezione a tubo completamente riciclabile perché il coperchio va nella plastica e l'involucro è fatto di cartone, quindi va nel cartone. E allora devo dire che queste proteine è la prima volta che le prendo, perché prima prendevo delle proteine vegan di un'altra marca. A parte il fatto che l'involucro non era riciclabile, quindi già mi giravano le scatole per quello, però ho trovato ultimamente questa marca, ho voluto provarle. Io di solito le prendo sempre al cioccolato. Sono comunque proteine vegane, come vi dicevo, quindi sono soprattutto a base di piselli disidratati. Poi dentro hanno anche altra frutta, ci sono comunque tutti scritti negli ingredienti. Se fate sport e magari assumete poche proteine dal punto di vista alimentare, perché come me e Aurora non mangiate magari carne o pesce, con queste andate ad integrare il vostro apporto proteico anche se fate attività sportiva come noi due. Io le uso principalmente nei frullati, quindi mi faccio magari il frullato al mattino con banana, latte vegetale e mirtilli di solito, frullo tutto e mi bevo quello come colazione. Oppure li potete sciogliere all'interno del latte, potete farvele come cioccolata calda se volete, perché comunque il gusto è quello lì. Devo dire che fino adesso mi sono trovato molto bene. Alcuni che magari non digeriscono proprio tanto certi nutrienti che ci sono all'interno, comunque devono provare, perché sicuramente non possono andare bene per tutti, come tutte le cose. Però vi dico, all'interno ci sono degli ingredienti molto buoni, li ho letti tutti e sono sicuro che se le comprerete vi troverete bene anche voi. Non ci sono solo al gusto di cioccolato, ci sono anche vaniglia e nocciola, mi sembra. E ultimamente ho visto su Amazon che fanno anche altri prodotti tipo barrette proteiche. Questa marca fa diverse cose che potete scrutare voi sul sito di Amazon digitando Alpha Foods Vegan Protein. Queste proteine le ho pagate circa 23 euro e costavano molto meno rispetto a quelle che prendevo prima, nonostante quella quantità sia uguale, perché quelle che prendevo prima costavano all'incirca 34 euro. Niente, questo è il primo prodotto che ultimamente ho comprato su Amazon e ve lo consiglio. Altro prodottino che ho acquistato recentemente, soprattutto perché me l'ha chiesto Aurora, sono le cuffie wifi. E niente, una volta sembravano chissà che cosa, quando sono usciti gli auricolari, chi vedevi in giro con queste cuffie dicevi ma quello lì cosa fa ancora con quei cuffioni. Come al solito adesso sono tornate di moda, quindi la roba vecchia torna di moda. E chiaramente non sono più come quelle di una volta, quindi sono wifi, non hanno il filo che vi penzola e vi dà fastidio mentre le adoperate, potete collegarle a qualsiasi dispositivo Bluetooth abbiate e sono a carica come i cellulari, quindi hanno il loro cavetto che inserite nello spinottino e potete caricarle. Io le carico all'incirca, qui mi dice 3-4 ore, ma ho visto che anche in molto meno si caricano e la durata delle batterie è veramente eccezionale, perché comunque Aurora le usa quasi tutti i giorni mentre magari fa i lavori in casa, così le collega al cellulare, mette Spotify e si sente la sua musica in qualsiasi stanza sia. Hanno una buona gittata, quindi almeno di 10-15 metri ricevono il segnale, perché comunque anche quando è al secondo piano lei sente benissimo la musica. Il sonoro, l'ho sentito anch'io, è molto buono, ha i bassi molto elevati, quindi non sentite rumore all'esterno, e per chi
patisce gli auricolari all'interno del timpano, perché comunque non tutti hanno l'orecchio conformato per tenere gli auricolari, magari alcuni hanno la zona dell'auricolare molto piccola e a lungo andare hanno dolore alle orecchie. Con queste ce l'avete all'esterno, non sentite rumori esterni e comunque potete ascoltare tutta la vostra musica che volete. Ve le mandano in abbinato alla loro custodia, questa, con la sua cernierina, e all'interno è fatta in questo modo, c'ha il suo taschino dove potete mettere il cavetto USB per ricaricare. Non c'è l'adattatore alla presa, ma perché va bene qualsiasi tipo di adattatore, quindi se voi avete un cellulare a casa va bene anche quell'adattatore lì, collegate il cavettino suo all'USB e lo spinotto all'interno delle cuffie. Vi mandano in abbinato anche questo cavettino col jack, col doppio jack, perché se volete potete usarle direttamente col filo, magari se lo collegate all'interno del computer o l'iPad o comunque qualsiasi tipo di tablet, potete collegarlo anche con lo spinottino e hanno il loro attacco in questo punto. Vicino nella parte destra hanno i tastini per la memory card, perché potete inserire anche una piccola memory card all'interno. Se avete registrato sulla memory card la vostra musica, potete comunque sentirla direttamente da lì. I tastini per il volume e invece il tastino per passare dalla memory card al eventualmente l'ascolto tramite Bluetooth. Quindi queste cuffie le ho pagate 20 euro, in principio costavano 23, anche ultimamente ho guardato di nuovo su Amazon, hanno lo stesso prezzo, 23 euro. Comunque danno uno sconto ancora oggi, un coupon di 3 euro, quindi con 20 euro le portate a casa col Prime. E queste ve le consiglio perché sono ottime. Adesso passiamo al punto un po' più delicato. Allora, ho acquistato non tantissimo tempo fa un drone, perché lo volevo usare per il nostro canale YouTube, volevo fare anche delle riprese un po' diverse, aeree, quindi cercare di modernizzarmi un po' per migliorare i video sul nostro canale. Allora, ho cercato su Amazon diversi tipi di drone, ce n'è di tutte le qualità, di tutti i prezzi. Ho trovato questo che ha un prezzo all'incirca abbordabile per tutti, quindi sugli 80 euro, e ero un po' scettico perché comunque so che i droni al di sotto dei 100 euro non è che hanno buonissime recensioni, però questo aveva delle buone recensioni da quelli che l'avevano acquistato e quindi ho voluto fare l'azzardo, ho detto al massimo per 80 euro avrò sprecato 80 euro, per dire, no? Non è che sono spesi 300-400 che mi girano anche le scatole. Allora, devo dire che a livello di drone è perfetto, cioè sia come manovrabilità, sia come ricezione, sia come maneggevolezza più che altro, perché allora, come sapete, i droni, se li acquistate, dovete stare attenti perché al di sopra di un certo peso c'è bisogno comunque del patentino, quindi avete bisogno di prendere un patentino per adoperarli. Questo è classificato come giocattolo, tra virgolette, e non ha bisogno di patentino. Chiaramente dovete stare attenti a dove li adoperate, perché dovete usarli non vicino agli aeroporti, anche se sono di questo tipo, non nei centri abitati dove comunque potete spiare la gente, e hanno delle regole, quindi andate su internet, leggete regole per l'uso dei droni e leggete almeno le regole principali. Però questo, a differenza di quelli di un po' più elevato prezzo, non ha bisogno di patentino, quindi lo può usare chiunque, anche un bambino. Ha le sue protezioni per le eliche, ha i pezzi di ricambio, come Commander ha un semplicissimo joystick come questo qua, tipo quello della PlayStation o dell'Xbox,
con i suoi tastini per la manovrabilità avanti, indietro, destra, sinistra, in alto, in basso, e ha anche delle funzioni speciali che adesso poi vi elencherò. Allora, il drone è fatto in questa maniera. Quando è chiuso vi arriva a casa così. Ok? Allora, viene semplicemente aperto. E risulta grosso così. Ha le sue quattro eliche, come vedete. Nella parte anteriore qua ha la telecamerina che può essere orientata in basso o in alto a seconda, col suo tappino che adesso mi è caduto, a seconda di dove volete fare le riprese. Io la metto sempre un po' meno di 90 gradi, quindi in questa maniera qua, in modo che quando è in alto riesce a riprendere tutta la parte sottostante. E lo collegate con una semplicissima applicazione direttamente al vostro cellulare. Il cellulare viene messo qua sopra, come vedete, viene inserito qua sopra, e collegandosi tramite internet del vostro cellulare con il wifi, collegate la telecamerina del drone al vostro cellulare e mentre pilotate vedete quello che vede il drone. Nell'app che vi dicevo ci sono i tasti comunque per scattare le foto, per la semplice ripresa e comunque per memorizzare tutti i vostri video. Può essere chiaramente usato come giocattolo, quindi lo potete anche dare ai vostri figli da usare in un campo aperto, in campagna, così si divertono. Non è assolutamente pericoloso perché adesso, come vedete, non ha le protezioni per le eliche, ma ve le mandano, sono queste, vengono posizionate, e quindi anche se il drone viene in basso e voi cercate di prenderlo con le mani, comunque non beccate la frustata sulle dita. Anche se ho provato io per vedere che forza avesse, e vi dico che a un essere adulto comunque non fa assolutamente male, essendo un giocattolo non ha quella grandissima potenza di elica che potrebbe avere un drone di prezzo superiore. Allora, il commander funziona con due semplici pile che vengono inserite qua sotto, e le batterie ve ne mandano due. Queste sono le batterie del drone, ve ne mandano due con i loro caricabatterie, hanno uno spinottino che si inserisce qua sotto e si caricano come delle semplici batterie per la macchina fotografica o il cellulare. La cosa bella di questa marca, che adesso poi vi dirò qual è che se voi fate la recensione su Amazon di come vi siete trovati e mandate loro le foto che avete utilizzato il drone, quindi gli fate una buona recensione, loro vi mandano i pezzi di ricambio alternativi e altre due batterie in più a gratis. Adesso io non so se ci sia ancora questa opzione, ma penso di sì, perché comunque era un'opzione che c'era quando l'ho comprato io. Quando lo attivate, mi raccomando, fate attenzione, perché quando gli date il decollo il drone si alzerà a un metro circa da terra da solo e rimarrà fermo lì fino a quando non riceverà altri comandi. Le funzioni che vi dicevo speciali possono essere, oltre vabbè alle riprese, possono essere il volo circolare, quindi potete dargli, noi vuoi essere in centro, schiacciando questo pulsantino il drone comincia a volare in maniera circolare intorno al commander, quindi a voi. Oppure può una cosa più semplice ancora, che mi aveva indirizzato all'acquisto di questo drone, è che praticamente ha il tasto per la guida inesperta. Quindi i droni, come voi sapete, hanno un fronte e un retro, quindi il drone in base al commander, se voi gli date avanti, andrà dalla parte dove c'è la telecamera, quindi in avanti, e indietro dalla parte opposta. Però essendo un drone piccolo e comunque quasi simmetrico, quando a una certa altezza non riuscite a vedere come è girato, quindi se voi magari volete farlo andare avanti e lui è girato dalla parte opposta, col commander non vi trovate. Con questo tastino il drone seguirà sempre il comando rispetto al
al telecomando, quindi se voi gli date avanti lui verrà verso il telecomando, se gli date indietro anche se è girato dalla parte opposta. È un tastino che hanno inserito soprattutto per i bambini o comunque gli inesperti. A livello di riprese, allora l'unica pecca può essere quella perché non ha un'altissima risoluzione. Questo secondo me è soprattutto dato dall'antenna ricevente, quindi se il segnale è più debole, ho notato, quindi il drone è più in alto o più lontano da voi, il segnale, quindi la ripresa, risulta leggermente meno precisa o comunque leggermente meno nitida che non se lo fate volare vicino al telecomando. Questo chiaramente è dovuto anche al prezzo del drone, ma l'avevo messo in conto perché comunque io l'ho preso principalmente per divertimento o comunque per fare alcune riprese ogni tanto diverse per il nostro canale YouTube. La borsina, questa qui, l'ho comprata io a parte su Amazon, ho guardato le misure in cui stava e ho preso una semplice borsa per portare roba elettronica. C'ha anche le sue taschine qua davanti dove metto dentro le batterie del drone, i pezzi di ricambio e alcune batterie per il telecomando. Bene ragazzi, questi erano i tre prodottini che ho acquistato recentemente su Amazon, volevo mostrarveli perché mi sono trovato veramente bene, quindi spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi iscriviate al nostro canale e continuate a seguirci, ricordatevi sempre di attivare la campanellina per non perdere nessuno dei nostri video e ci vediamo alla prossima recensione sul nostro canale Ginger Life e un bacione a tutti. Ciao a tutti!